Lei ha 29 anni. Lui ne ha 54. Lei è Dora Maar. Lui, Pablo Picasso. Per 7 anni Dora sarà compagna e musa di Picasso e vittima del suo genio creativo. Lei dirà: «Sono la donna che piange. Sono la donna verde dei quadri del genio. Sono l'idea stessa del dolore. Il mio, il suo, il dolore del mondo». Dora nasce a Parigi nel 1907. Donna di rara bellezza, ha un carattere serio e distaccato. Studia presso l'École de Photographie de la Ville de Paris. Conosce Henri Cartier-Bresson. Alterna la fotografia sperimentale a quella commerciale. Foto di nudi, pubblicità e moda. Esegue ritratti, fotomontaggi e molte fotografie di strada. Scene di miseria, di vagabondi, di storpi, di ciechi. Adora osservare il mondo e la sua vita quotidiana. Conosce Paul Éluard e André Breton. Entra a far parte del gruppo surrealista. Espone insieme a loro. Lei ha 29 anni, lui ne ha 54. È il 1936. I due si incontrano a Parigi. Il rapporto con Picasso, già famosissimo, è burrascoso fin dall'inizio. Picasso inizia Guernica e Dora è al suo fianco. Solo lei può fotografarlo e lo fa di continuo, riprendendolo mentre lavora, mentre sta con gli amici. Dora fotografa tutte le fasi della realizzazione di Guernica, creando un diario fotografico celebre e unico. Ma Picasso la convince ad abbandonare la fotografia e a riprendere la pittura. E lei lo fa, subendo quotidianamente le sue critiche distruttive. Tanti segni per non dire niente. Dora è distrutta. Solo io so quello che lui è. Uno strumento di morte. Non è un uomo, è una malattia. La resistenza di Dora si spegne, inghiottita dalla depressione, mentre Picasso incontra una nuova e più giovane amante. Dora viene ricoverata in una clinica psichiatrica, elettroshock, poi la psicanalisi con Lacan. Dopo 2 anni, Dora ritrova l'equilibrio e la forza di riprendere in mano la propria vita. Tutti pensavano che mi sarei uccisa dopo il suo abbandono, anche Picasso se lo aspettava. Il motivo principale per non farlo fu privarlo della soddisfazione. Già anziana, a 70 anni, si riavvicina alla fotografia. Muore sola nel 1997, nel ricovero in cui è ospitata, nessuno sa chi sia. Non lascia eredi e il suo immenso patrimonio di inestimabile valore viene messo all'asta.